Salve a tutti, bentornati nel mio canale, sono dottor Andrea Militello, urologo e andrologo. Come ogni sabato commento l'articolo, il blog che esce sul quotidiano online Tag Medicina, con cui collaboro ormai da anni in qualità di andrologo referente. Questo sabato l'articolo è un argomento ormai conosciuto, ma ancora non diffuso in maniera totale, sia a livello societario che a livello dei medici, dei colleghi. Parliamo della medicina anti-aging nell'uomo, ma dedicato esclusivamente come argomento a quello che è l'assetto ormonale. Purtroppo ancora oggi il termine testosterone viene associato ai tumori e al cancro della prostata. Cerco di spiegare spesso che sono vecchi concetti ormai cancellati dalla letteratura scientifica, dove addirittura si attesta il contrario. Livelli ottimali di testosterone sono sicuramente protettivi a livello del sistema cardiovascolare e anche del tessuto prostatico. L'uomo va incontro a quella sindrome non da tutti accettata come termine di andropausa, LOH, un ipogonadismo legato all'evoluzione dell'età, che chiaramente qualcuno ci indica. Ci consiglia di accettare e di non contrastare, ma non è infatti questo l'obiettivo. Dobbiamo convivere con le nostre modificazioni e le nostre rughe, ma dobbiamo però ottimizzare la nostra vita. Quindi si dice non anni alla vita, ma vita agli anni. Questa frase fa capire quale deve essere l'obiettivo. Il testosterone, insieme al GH, insieme ad altri regolatori dell'orologio biologico, quali la melatonina o il DEA, è sicuramente l'ormone che ci permette e ci assicura un benessere psicofisico e, inerente al mio lavoro, anche per quanto riguarda la libido, il desiderio sessuale e di conseguenza anche la potenza erettile. Il testosterone è prodotto dalle cellule dell'edica e del testicolo, in piccola parte dalla ghiandola surrenalica, ecco perché anche la donna ha il testosterone in piccolissima parte prodotto anche dalle ovaie. Tende a calare. Negli anni, dai 40 anni in poi, vi è un calo importante, ma già dai 20 anni si inizia a perdere circa l'1% di testosterone all'anno e la produzione intorno ai 7-5 mg giornalieri e diventa quindi indispensabile in una media età quando compaiono i sintomi dell'ipogonadismo, stanchezza psicofisica, difficoltà di concentrazione, disturbi dell'umore, difficoltà nel sonno, scarsa sensibilità all'insulina, obesità, chiaramente disfunzioni o rallentamenti di prestazione a livello sessuale, iniziare a pensare anche che forse il nostro testosterone sta calando. È un video breve, non entriamo nello specifico, solo per dire che però alcune volte, al di là di terapie stimolatorie con i SERM, e per tentare di ripristinare l'attività testicolare, spesso più nel giovane come obiettivo, nell'uomo di media età, nell'uomo della mia età, io adesso ne ho 55, forse è bene, e nel caso ci fossero dichiarati e clinicamente documentati casi di ipotestosteronemia con i sintomi e con dei numeri che confermano un calo importante, calo che è relativo, perché io posso avere un prelievo dove mi viene dato testosterone a 400, che rientra nei range normali, ma se io ho vissuto bene con un testosterone di 750, quel 400 per me sarà relativamente un'ipotestosteronemia. Quindi è tutto molto relativo e l'obiettivo è il benessere della persona. Se alzando i livelli di quel 400 e riportandoli ai livelli ottimali vi è un benessere psicofisico che non altera l'equilibrio metabolico ormonale, non vedo perché non regalare a questa persona la possibilità di un benessere. Deve essere tutto ben chiaramente controllato da un punto di vista clinico, metabolico, con esami di partenza, esami durante il percorso. Quale percorso? Il percorso della terapia di rimpiazzo del testosterone, la TRT. Cercare, oggigiorno tra l'altro anche con somministrazioni sublinguali, adesso abbiamo anche gli ormoni bioidentici, quindi si entra su una medicina funzionale, sì? Ci sono percorsi che possiamo affrontare serenamente. Possiamo riportare i nostri livelli di testosterone a livelli ottimali e giovane del benessere. Questo video quindi non è uno stimolo all'uso o all'abuso del testosterone, forse troppo liberalizzato negli Stati Uniti, dove effettivamente non si sono mai evidenziati effetti collaterali. È quello però di indicare a noi andrologi, a noi medici, che vi è la possibilità di assicurare, come nella donna, le terapie sostitutive ormonali.
anche nell'uomo la possibilità di rimpiazzare in maniera scientifica e clinicamente e seguendo le linee guida la quantità di testosterone, parleremo poi del DEA, del GH e di quant'altro, per ottimizzare la nostra vita. Quindi terapia sostitutiva con testosterone, valori ottimali non esistono, le linee guida andrologiche ci danno una ipotestosteronemia al di sotto dei 350 mg, nella mia pratica clinica considero già sotto i 450-400 un limite inferiore che può, se associato ai classici segni dell'ipogonadismo, giustificare l'inizio di un percorso, chiamiamolo riabilitativo a livello ormonale. Con questo vi saluto, auguro a tutti un buon fine settimana, ci vediamo al prossimo video. Su al di sotto, dove voi potete mettere i commenti, vi metterò il link dell'articolo, che è molto breve, divulgativo, quindi non entra nel tecnico, nello specifico. Faremo poi dei video più dettagliati e entreremo un po' più in questo mondo andrologico che tutti dobbiamo conoscere. Di nuovo, cari saluti.